Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in un nuovissimo video e questo sarà il video del What's on my iPhone. Voi giustamente direte, perché Jolly Wipeout ora ha l'iPhone? Sì, ho l'iPhone che mi è stato regalato gentilmente dai miei amici per il mio 23esimo compleanno, che è stato giorno 2 dicembre, quindi quando voi vedrete questo video io avrò già compiuto 23 anni. Ebbene sì, mi hanno regalato il telefono, ovviamente è stato comprato a rate, quindi non hanno speso tutti i soldi insieme. Questo è un iPhone 6 da 16 GB, perché quello da 64 costava troppo e l'iPhone 6S costava troppo anche con l'abbonamento, anche con il pagamento rateale, veniva comunque tanto. Io ho preso l'iPhone 6 con il pagamento rateale della 3 e vi do un piccolo suggerimento. Se dovete prendere l'iPhone 6S, state attenti perché il pagamento rateale della 3 non si basa soltanto sui 30 euro richiesti mensilmente, ma sono 30 euro più i 5 euro di tassa governativa, più gli 8 euro mensili che dovete attribuire al pagamento per ricevere una specie di modem che vi danno loro obbligatoriamente, perché dice che l'azienda ha fatto questa cosa. Comunque il mio è un iPhone 6 bianco e argento. Davanti è così, vabbè, sono io che registro live, lo conoscete. L'unica cover che ho per adesso è questa qui, che ha questi riflessi, vedete? Sì, li vedete, al buio sono più belli. E qui sotto ha i brillantini, non si vedranno, vabbè, ha i brillantini. Ma adesso passiamo alla parte più passiamo alla parte più interessante, cioè farvi vedere le applicazioni che c'è. Dicevamo, vi faccio vedere le applicazioni che ci sono sul mio telefono. Il fondo che ho io come blocco schermo è questo qui, è un po' natalizio. Si muove un po' perché devo capire come farvelo vedere. Allora, è un po' natalizio e così blocca. E da queste palline di Natale. Allora, voi leggete 23 novembre perché io questo video lo sto pre-registrando. Però uscirà dopo il mio compleanno, quindi uscirà giovedì 3, anche se il mio compleanno è giorno 2, però lo sto pre-registrando perché... E iniziamo, il calendario, l'orologio, le impostazioni, The Weather, che è l'applicazione del meteo, guardate, faccio vedere The Weather Channel, dell'informazione di meteo. Eccolo qua, il meteo, semplicemente il meteo. Poi abbiamo video, FaceTime, fotocamera, foto, mappe, Waze. Chissà cos'è Waze. Allora, Waze è un navigatore carinissimo che ti guida, appunto, quando non conosci una strada. E onestamente lo preferisco a Google Maps perché è molto più intuitivo ed è molto più carino ed è fatto molto meglio. Poi ho le note, il traduttore di Google, Safari, App Store, Apple Store, che invece è quello per comprare oggetti della Apple. Trovo il mio iPhone, Mail, che è collegata al mio account di Hotmail, Gmail, che mi serve per le mail di YouTube, Google, Countdown, è un'applicazione carinissima perché potete fare il conto alle vostre cose, tipo a Natale mancano 31 giorni, vabbè, voi sempre perché vedete il video dopo, ma questo video in realtà è precaricato. Poi sotto abbiamo Womanlog, che serve per il ciclo e quindi servirà alle femminucce. My Vodafone, cioè l'applicazione della Vodafone per tener conto dei gestori. Snapchat, chi vuole seguirmi su Snapchat? Mi chiamo sempre uguale. Questo è il mio Snapchat, se volete seguirmi. Ecco. Abbiamo Line, perché mi piace Line? Perché a parte di avere tutti quegli sticker super super carini, bellissimi, mi permette di collegare il mio account a una marea di giochi e di applicazioni. Sotto abbiamo le cose importanti. Telefono, perché questo è un telefono, per chi non lo sapesse, per chi magari fosse rimasto scioccato dall'informazione. Bene, sì, questo è un telefono e oltre a fare 8700 cose, tra un po' vi farà anche i dolci, è un telefono, quindi chiama e manda messaggi. Quindi ho il telefono, la rubrica, i messaggi tradizionali e WhatsApp, che tutti sapete cos'è, è la messaggistica istantanea collegata con internet. Poi qui abbiamo le cartelline bellissime che il mio ragazzo ha, odia però io le cartelline. Allora, il mio sfondo è questo qui, che sono delle pietre, faccio vedere. Questo sfondo qui, preso da We Heart It, che tra un po' vi farò vedere, che è uno sfondo con queste gemme bellissime, super brillicose. Mi piace tanto. Poi, andiamo avanti, nella cartellina social ho Facebook, Messenger and Groups. Allora, Facebook, vabbè, lo sapete qual è. Se volete mi seguite sulla pagina che si chiama Make It Believe, sotto c'è il link.
Messenger, che è praticamente la chat collegata a Facebook Groups, che serve per gestire tutti i gruppi a cui il tuo account è collegato. Pagine, appunto, per la pagina. Twitter, se vi volete seguire, il mio profilo è questo qui, adesso ve lo faccio vedere immediatamente. Ecco qui il mio profilo. Ci sono io con la titoli Wipeout, con la mia foto con Oni su. Eccola qui. Tumblr, per chi mi vuole seguire su Tumblr potete anche farlo. Io non lo uso principalmente per postare immagini, perché so che Tumblr si usa per postare immagini, ma lo uso più che altro per scrivere, perché mi piace scrivere un sacco su Tumblr. E questo è il mio profilo. Eccolo qui, ci sono io con il disegno che ho fatto di Oli. E qui ci sono tutti i post che scrivo, più foto collegate comunque ad Instagram che compaiono, più miei riblog e miei ripost. E questo è il mio Tumblr. Poi andiamo avanti, o Ask, sempre se volete seguirmi su Ask, se volete farmi qualche domanda, io sono qui, questo è il mio profilo di Ask, eccolo qui, si chiama sempre uguale, non so, leggete. Vabbè, c'è scritto Giulia col fiorellino, poi c'è scritto Jolly Wipeout. E qui ci sono tutte le mie domande alle quali ho risposto, scusate l'italiano, intanto se ne va. Poi a Google Plus, che praticamente è quel social collegato a Google che ormai serve per condividere qualsiasi cosa. E io lo uso principalmente per condividere i video e le anteprime dei miei video, perché così lo gestisco più facilmente. E poi ho Skype, vabbè, sapete cos'è Skype, è inutile che ve lo faccio vedere. Se volete seguirmi anche su Google Plus, vi collegate tramite l'account di YouTube e là ci riuscite. Poi ho la cartellina foto, che penso sia quella che interessa di più. Ed ho Instagram, se volete seguirmi su Instagram. Oddio, apriti. Sono qui. Ecco, questo è il mio profilo con tutte le mie foto. Questo è il mio profilo. Eccolo qua. Poi ho InstaSize, che è praticamente quell'applicazione che serve a mettere i bordini alle foto di Instagram. E InList, che è la vecchia line camera, dove potete mettere brillantini, adesivi e tutto quello che vi pare a voi. Biz 112, che è un'applicazione sempre collegata a Line, che è tipo retrica, però ha dei filtri molto più belli e ne ha un sacco e sono tutti completamente gratuiti. Guardate quanti ce ne sono. Potete mettere l'effetto blu, l'effetto goccia, quello che volete voi. Poi ho Retrica, che è quella classica, non è quella pro perché non ho la tessera collegata. Poi ho Cutify Me, che è un'applicazione carinissima per mettere degli adesivi veramente, veramente carini. Dolci, dolcissimi. Guardate, aspettate, ne faccio vedere alcuni. Guardate quanto sono belli, sono bellissimi. Poi sono super teneri. Ci sono sia quelli a pagamento da poter scaricare, quelli gratuiti. Presumo che il mio sticker preferito sia questo qui, che è questo piccolo dinosauro che dice Roar. È bellissimo. Più la bambina con la scritta A, più. Sono bellissimi. E poi ho PicCollage, che secondo me è l'applicazione migliore di tutto l'App Store per fare i collage. Veramente l'applicazione top, top per fare i collage. Io la adoro la follia, perché puoi fare i collage diversi. Puoi mettere gli sfondi, puoi mettere gli adesivi, puoi mettere le scritte di tutti i tipi. Quindi io amo PicCollage. Altra cartellina video, nella cartellina video YouTube, per seguirmi sul canale, mi raccomando, seguitemi sul canale. Periscope, se volete seguirmi su Periscope, mi chiamo sempre uguale, perché io ho tantissima di quella fantasia che mi chiamo sempre uguale. Ok, ci sono qui. Poi abbiamo Flipgram serve per creare quei mini video grazie, cioè utilizzando tante piccole foto, oppure appunto dei mini video proprio usando delle clip piccoline. Poi ho Vine è collegato a Twitter e serve appunto per fare dei mini video e per postarli e farli vedere a tutti. E qui ci sono un sacco di cantanti che comunque condividono, per esempio questo qui. Poi ovviamente questi video li potete condividere. Su Vine mi chiamo sempre uguale, trovate link sotto. Poi ho iMovie, che mi serve per montare i video che giro con l'iPhone. Cartellina Music. Nella cartellina Music ho musica. E onestamente io non ho musica sul telefono, perché preferisco tenere la musica sul mio iPod, quello piccolino da 8 giga, e riesco a contenere tutta la musica che ascolto. Poi iTunes Store, i podcast, Spotify, dove metto le mie playlist. Se volete seguirmi su Spotify, fatelo. Questo è il mio profilo di Spotify ed è collegato a Facebook, quindi alla
Poi ho Shazam, sapete tutti cos'è? Mix Radio. Mix Radio in realtà è un'applicazione creata da Windows che io avevo sul mio Nokia, dove praticamente potete creare il vostro account e mettere tutti gli artisti che voi adorate e crearvi i vostri account. Vedete, adesso vi va a partire per esempio una canzone di Cesare Cremonini, e questo stile, questo design è praticamente il design Windows, perché questa applicazione è stata creata da dalla Microsoft. Poi abbiamo Music X Match. Chi conosce Music X Match? È un'applicazione che serve per leggere i testi delle canzoni mentre le ascoltate. Potete leggere i testi sia se ascoltate da Spotify, sia se ascoltate dalla musica, sia se ascoltate dalla radio, da qualsiasi cosa. Cartellina di giochi, dove abbiamo Game Center, Flutter, Crossy Roads, Zoom Zoom Disney, Puzzle Bubble, Cookie Run, Fairway, Mega Jump e Paint. Qui non vi sto a spiegare ogni gioco, altrimenti veramente questo video dura una vita. Nella cartellina Utility ho tutte le applicazioni preinstallate dalla Apple, quindi ho il Medio, la calcolatrice, la memoria, la bussola, iBooks, Watch, borse, suggerimenti, trovo amici, meme vocali e Wallet. Nella cartellina di shopping ho Mini The Box, Pandora, PayPal e Notification. Di notifiche vi ho già parlato, quindi non mi sto a dilungare tanto. Nella cartellina Referring To l'ho chiamata così perché non sapevo come chiamarla e non avevo fantasia. Oh, nella cartellina Referring To ho We Earth It, che è quell'applicazione dove io scarico tutte le immagini. Ho Line Deco, che è quell'applicazione che vi serve sia per scaricare le immagini sia per scaricare i widget, tipo questi qua che ho io, guardate che carini, tipo l'orologio o il calendario. E anche altre cose, guardate, potete scaricare gli sfondi, potete crearvi le vostre icone personalizzate, quello che volete voi. Poi ho Tags for Likes, che serve a mettere gli hashtag alle foto di Instagram. Stasera in TV, che è una semplicissima guida televisiva. Fancy K e TripAdvisor. Allora, TripAdvisor serve per trovare i posti e per recensirli. Invece Fancy K è un'applicazione stra mega bella, che ho scoperto grazie a Martina Coco Chanel, quindi Pink Soul, che vi serve a creare delle keyboard particolari, tipo questa che ho creato io, che è una tastiera bellissima, oppure tipo quella che ho adesso, ve la faccio vedere subito, che è così. Con le caramelle! E fa questi rumori, non so se li sentite. Un poco. E poi potete... E dai simboli delle caramelle, vedete che carine. Questa tastiera si chiama proprio Candy. Riabbassiamo il volume, altrimenti non capiamo niente. Poi nella cartella Workout ho Runtastic e Salute. E poi ho due applicazioni sfuse, che sono Area Clienti 3, perché vi ho detto che questo telefono è collegato alla scheda 3, infatti lo leggete sopra. E poi ho il Countdown a Christmas. Allora, questa applicazione, maledetta a me, non la so usare, perché non mi dà il giusto countdown, cioè mi dà un countdown sbagliato. Però l'ho scaricata perché è troppo tenera. E ci sono, vedete, ci sono questi cosini che sono dolcissimi, sono belli perché sono tanto ciccioni, vedete, e li potete cambiare, sì, bellissimo. Poi quello che mi piace di più è la renna, è stupenda, e poi il biscotto, vedete quanto è bello. E poi potete metterci tipo le lucine o metterci tipo la canzoncina, vedete. E fine, niente, bene ragazzi, questo era quello che c'era sul mio iPod, sul mio iPhone. Nonostante ci siano parecchie applicazioni, vi posso garantire che la memoria è gestita abbastanza bene, ci sono più di 4 GB liberi su 16, e voi direte che secondo voi non sono niente, ma secondo me sono parecchi, grazie a Dio non devo scaricare altre applicazioni. Queste mi bastano. Bene ragazzi e ragazze, questo è il mio video. Se vi è piaciuto mettete un bel like. Spero di farvi presto il video delle cover. Per adesso ne ho solo una, che è questa qui. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Mettete un bel like, condividete il vostro video con chi volete e iscrivetevi al canale. Ciao!